Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, parliamo della Juventus. Parliamo un po' della Juventus, della sua grandissima annata, insomma, di come sta andando quest'anno, di quanto sta facendo schifo quest'anno. E beh, guardando le ultime statistiche, ma non solo le ultime statistiche, perché io guardo anche le partite, diciamo in linea generale, tra le partite che vedo e i risultati attuali. Possiamo dire che la Juventus, ovviamente cosa abbastanza scontata, sta facendo veramente schifo quest'anno. Sta facendo veramente schifo, attualmente è decima in classifica. Una squadra come la Juventus con la sua attuale rosa, che comunque sì, ok, d'accordo, non ha più i pezzi grossi tipo Ronaldo, però comunque potrebbe, se avesse un bravo allenatore, potrebbe comunque lottare oltre ad avere lo scudetto in tasca, potrebbe puntare comunque sempre per la Champions. Ma siccome la Juventus purtroppo ha un allenatore che è incompetente, e lo conosciamo tutti chi è Allegri, è normale che quest'anno è normale che la Juventus possa ottenere questi risultati qua deludenti. Io è da quando è arrivato che era nel 2014 che ho sempre criticato Allegri, fondamentalmente, perché Allegri io lo conoscevo già da quando allenava il Milan. Ed era famoso, diciamo, ed era famosissimo per le sue giocate di merda, fondamentalmente. È un allenatore che diciamo, gli è sempre andata bene, gli è sempre detto culo. Ha sempre avuto, da quando sta in Serie A, ha sempre avuto squadre forti con il quale le sue pecche non erano ben visibili, a parte, diciamo, dagli occhi di chi è esperto di calcio, fondamentalmente. Io e altri pochissimi YouTubers. Io parlo dei colleghi youtubers, ma anche altre persone al di fuori del web. Io e altre pochissime persone sapevamo chi era veramente Allegri. Un allenatore senza merito, fondamentalmente, che va avanti. Tutte le vittorie che ha collezionato sono fondamentalmente non dovute per suoi meriti, ma per bravura basata sull'individualismo, dei singoli giocatori che componevano poi alla fine la grande squadra. È normale che se tu prendi una super squadra fortissima, anche se non gli dai uno schema di gioco, alla fine per forza d'inerzia qualche risultato te lo porta. Non solo, ma Allegri quando è arrivato nel 2014, che aveva una super squadra preparata da Antonio Conte, al tempo stesso era circondato in Italia dal deserto, nel senso che non c'era nessuna squadra che lo poteva tenere testa. A parte la Roma di Garcia, che qualcosina gli poteva dar fastidio un pochino, ma fino a un certo punto comunque. E in Europa non è che c'erano grandi, diciamo, non c'erano grandi squadre nel 2014, a differenza di quando c'era Conte sia in Italia che in Europa, cioè quando c'era la Juventus di Conte sia in Italia che in Europa, che c'erano altri squadroni dove Conte ha dovuto gareggiare e se l'è dovuta battere. C'era molta più competizione fondamentalmente quando c'era Conte alla Juventus. Allegri nel suo campionato 2014, 15, 16, 17, 18, 18, sì, nel 2018, sì, nel 2000, 2010, mi sembra anche, no, mi sembra anche 2019, forse anche nel 2019. Sì, fino al 2019 se l'è dovuta comunque. Allegri dal 2014 al 2019, che è stata la Juventus, ha avuto carta bianca per quanto riguarda gli acquisti dei giocatori, dove Agnelli gli ha comprato tutto, ma al tempo stesso ci ha avuto il deserto, fondamentalmente, un deserto in discesa. Quindi non è che ha dovuto faticare tanto per portare le vittorie che appunto ha portato poi alla fine alla Juventus. Poi quando se n'è andato via, perché comunque alla fine c'era un grandissimo malumore, soprattutto mi sembra grazie all'intervento di Nedved, mi sembra, che non lo voleva più perché sapeva lui, come sapevano altri tanti nella Juventus, che Allegri non era comunque un allenatore adatto per vincere la Champions, perché un conto è il campionato italiano, dove comunque nella maggior parte degli anni, possiamo dire, ci sono squadre di merda che si autoeliminano da sole, come è successo appunto gli anni di Allegri dal 2014 al 2019. Ma in Europa ovviamente non funziona così. In Europa ci sono squadre forti dove comunque se la battono fondamentalmente. Squadre che per vincere, diciamo, una coppa come questa darebbero veramente, insomma, anima e corpo. Questa è una coppa che ho vinto io qualche anno fa in un torneo di calcetto a Roma.
Sì, un bellissimo ricordo, diciamo. Molto bello come ricordo. Ma stavo dicendo, comunque, in Italia fondamentalmente ad Allegri con il super squadrone le cose che gli sono sempre andate bene, perché comunque c'aveva una super rosa che comunque, anche se non aveva schema di gioco, alla fine diciamo il singolo giocatore trovava comunque l'exploit per portare a casa il risultato fondamentalmente. Infatti era una squadra basata su individualismo e non su non su cooperazione o schemi di gioco, perché Allegri non ce l'ha mai avuti, non ce l'ha mai avuti. E quest'anno appunto, io prima ho detto Cristiano Ronaldo, ma in realtà tantissimi big se ne sono andati via dalla Juventus. Oddio, no, tantissimi, no, un bel po' di big, anche se ha comprato altri tanti giocatori, però la Juventus si è leggermente ridimensionata. E non ci sono più quei super campioni tipo Ronaldo. Però è una squadra che comunque è sempre quotata, secondo me, sempre quotata per lo scudetto e per lottare alla Champions. E questo allenatore che ha portato questi grandi risultati, secondo i grandi esperti di calcio, che sono convinti che Allegri sia un grande esperto di calcio, si stanno appunto vedendo questi risultati. Cioè, a me non sembra. Quest'anno, con una squadra leggermente ridimensionata, che vi ripeto, può sempre vincere lo scudetto. Un bravo allenatore con un buono schema di gioco tipo Conte farebbe vincere lo scudetto e almeno alle semifinali di Champions si riuscirebbe ad arrivare. E invece che cosa ha ottenuto Allegri al momento, fino al momento? Fuoriuscita dalla Champions, manco ha superato gli ottavi di finale, proprio uscita dai turni di qualificazione. In campionato è decima in campionato, ragazzi, decima in campionato, neanche ai tempi di Del Neri, no? Del Neri, chi altro? Prima di Conte c'è Del Neri, mi sembra, no, non Ranieri, che veniva da due settimi posti. L'anno prima di Ranieri chi era? Mo non mi ricordo. Comunque, decimo posto neanche veramente, quando neanche nella Juventus, che non aveva giocatori. Cioè questa Juventus qua c'ha dei giocatori forti, che se ci fosse un allenatore tipo Conte potrebbe veramente, oltre a vincere il campionato ad occhi chiusi, potrebbe fare un grande exploit in Champions. Ma cioè, vi rendete conto? La Juventus decima in classifica, quando in realtà potrebbe benissimo vincere lo scudetto con un buon allenatore. Cioè, ecco la vera natura di Allegri, ragazzi. La vera natura di Allegri, che tipo di allenatore è, la si vede adesso con una squadra che, vi ripeto, di base è forte, ma ha bisogno di uno schema di gioco, perché a livello individuale i giocatori che ci sono adesso non possono dare risultati come magari davano qualche anno fa, o quelli che c'erano qualche anno fa, fondamentalmente. Il calcio non è un gioco basato da singolo giocatore o da individualismo, ma è un gioco di cooperazione. Non è un caso che si chiamano squadre. Una squadra vuol dire che si aiuta, vuol dire che i singoli individui si aiutano l'uno con l'altro, non che ognuno fa di testa propria, fondamentalmente. E accanto appunto a questo schema di cooperazione ci vuole comunque anche una mente che aiuti a far girare appunto questo schema di gioco. E appunto c'è una figura che si chiama allenatore, soltanto che Allegri, purtroppo, di schemi di gioco non è mai stato molto avvezzo, fondamentalmente. Non è mai stato un allenatore molto avvezzo. Infatti, quando Allegri l'hanno diciamo, l'hanno esonerato, tra virgolette, che poi alla fine sono tutti fino alla fine, l'hanno esonerato nel 2019, se non ricordo male. Dove è andato ad allenare? Quale squadra si è proposta per Allegri? Dicevano Real Madrid, Barcellona, ma vi pare che quelli là si andavano a prendere uno come Allegri? Quanto prende? 16 milioni di euro. Ma vado a controllare. Allora, stipendio di Allegri Juventus. Vediamo un po', in base al contratto, quanto prende Allegri? 7 milioni di euro netti? 7 Che è 7 milioni di euro netti all'anno. Ma chi, cioè, chi cazzo, ma chi cazzo è? Ma chi cazzo è quel deficiente di presidente che va a dare 7 milioni? Io dico 7 milioni, ma in realtà sono molti di più. Più di 7 milioni di euro netti a questo allenatore qua.
Per cosa? Per arrivare decimo in classifica? Cioè, proprio. Cioè, è un fallimento non solo di prestigio personale, ma anche di faccia della Juventus, ma anche un fallimento finanziario, fondamentalmente. Vediamo un po', Massimiliano Allegri, quanto dovrebbe guadagnare? Che poi, tra l'altro, per l'esonero. Allora, l'esonero di Allegri, secondo l'ultima fonte del 23 settembre 2022. Un esonero di Allegri costerebbe alla Juventus 21 milioni di euro. 21 milioni di euro. Vediamo un po'. Vediamo un po'. La seconda esperienza fa. Allora, la sua seconda esperienza alla Juventus gli sta facendo guadagnare ben 7 milioni di euro a stagione, che lo legano alla Juventus fino al 2025-23, quindi altri 2 anni, fondamentalmente altri 2 anni se deve tenere questo bell'allenatore. Eh sì, diciamo altri 2 anni, altri no, 23, 24, vabbè sì, diciamo altri quasi poco più di 2 anni se lo deve tenere la Juventus. No, non la Duce, scusate, ho sbagliato, vediamo un po', andiamo a vedere un pochino il contratto di Allegri, vediamo un po'. Comunque, mi sembra sui 7 milioni di euro netti. Allora, ve lo dico subito, eh. Quanti anni Allegri alla Juve? Mo' ve lo dico subito, eh. Ok, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, contratto fino al 2025. Quindi, insomma, la Juventus si dovrà dare 7 milioni di euro. Non all'anno, a stagione, fino al 2025, insomma, un bel affare finanziario, soprattutto per i risultati che sta ottenendo. E beh, insomma, nel senso, proprio un bel affare, un bel affare. Ma io dico una cosa, no? Io dico una cosa ad Agnelli, ad esempio, no? Ma allora, ma vi rendete conto, nel senso, al di là delle becche personali che magari tu Agnelli puoi aver avuto con Conte, no? Con Conte, ma non vedi che Conte comunque, al di là della Juventus, dei grandi risultati, dovunque è andato, ha fatto sempre grandi risultati. L'Italia, quando ha lasciato la Juventus per allenare la nazionale, ha fatto l'exploit all'Italia. Poi in tutte le altre squadre che ha allenato, comunque o ha vinto campionati o ha vinto le coppe nazionali, comunque nel senso dovunque è andato ha sempre fatto successo. Allegri, al di là della Juventus, al di là poi di quegli anni d'oro, vi ripeto, sculati, che cazzo ha fatto? Non ha vinto niente, fondamentalmente, non ha vinto niente, non ha vinto niente, se non degli scudetti e qualche coppetta, una supercoppa mi sembra, ma vi ripeto, l'ha vinta in mezzo al deserto, fondamentalmente l'ha vinta nel nulla, quando in Italia non c'erano squadre competenti. Quest'anno, che oltre alla Juventus che si è leggermente ridimensionata, poi le squadre si sono molto rinforzate, le squadre, il Napoli si è rinforzato molto, Napoli, Milan e Inter sono le 3 squadre che si sono più rafforzate. A queste si accompagnano la Lazio e l'Atalanta, che sono comunque state delle spine del fianco, soprattutto l'Atalanta, che la Juventus ha sempre sofferto con lo schema di gioco dell'Atalanta. Infatti, in tutte le partite che hanno fatto hanno sempre sofferto, tranne con la Lazio, che quando la Juventus storicamente applicava il 3-5-2 contro la Lazio, che ha sempre straperso la Lazio contro la Juventus quando la Juventus metteva in campo il 3-5-2, ma anche la Lazio ha sempre creato problemi alla Juventus. Quindi comunque è così, ragazzi. Mo adesso sta giocando il Napoli 2-0 contro la Salernitana. Proprio stiamo proprio beh. Il Napoli ormai lo scudetto se l'è proprio già bello che se l'è già bello che conquistato. La Juventus io la vedo veramente molto molto dura che possa arrivare sesta, ma secondo me può al massimo arrivare ottava, ma proprio se gli va bene, se no può solo che scendere, fondamentalmente. E comunque vi ripeto, se la Juventus veramente dovesse arrivare sotto il decimo posto quest'anno, penso che sarebbe veramente la più grande e colossale figura di merda mondiale della Juventus, veramente, cioè proprio da mettersi proprio la maschera, proprio dalla vergogna, proprio dalla vergogna assoluta. Secondo me Allegri non potrebbe nemmeno allenare le squadrette tipo dove ci sono giocatori, cioè giocatori nel senso
giocatori singoli come me che giocano tra amici nei campi di calcetto, che magari fanno questi tornei qua, non sarebbe neanche in grado di darci a noi degli schemi di gioco, fondamentalmente. Questo è quanto, ragazzi. Questo è quello che volevo dire per quanto riguarda sullo schifo che sta facendo questo allenatore. Mando un grandissimo abbraccio e saluto ad Andrea Come va va, al mio amico e collega youtuber Andrea Come va va. Saluto il mitico Marco. Saluto il mitico Marco, che poi tanto dobbiamo fare tutti quanti una live prossimamente. Saluto il buon Simone. Sicuramente Simone è il primo che starà godendo come un riccio proprio. Saluto il Piero della Francesca. Saluto Fabrizio. Saluto tutti i miei amici anche al di fuori del web. E saluto ovviamente tutti quanti, tutti i miei più cari amici e colleghi youtuber. Saluto, mando un grandissimo abbraccio, saluto abbraccio a Quinto, allo youtuber Quinto Potere. Ho saputo di quello che ha fatto e spero che gli vada bene per quella cosa là e che possa avere soprattutto giustizia. Con questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate sui commenti, iscrivetevi al canale e mi raccomando condividete questo video su tutti i social che avete, magari di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, dappertutto, sui vostri gruppi. E fatemi sapere appunto cosa ne pensate di questa Juventus commentando nei miei commenti e io vi risponderò il più presto possibile. Con questo è tutto, iscrivetevi al canale, buon anno, vabbè, anche se è tardi, però ve lo ripeto, buon anno a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!